Dottor Falaschi, che cosa scatta nella mente di un uomo per arrivare a gettare acido muriatico sulla faccia di una donna? Beh, sicuramente è un gesto di estrema ed impulsiva, esplosiva aggressività che può avere molte origini. Certamente la brutalità in questi termini è sempre patologia, magari inconsciamente per lasciarsi anche un certo campo di azione, una certa possibilità, una chance ulteriore, ha spostato l'oggetto del suo odio su altra figura e ha colpito lei. Nella società di oggi, secondo lei, l'uomo crede ancora di avere un certo, potere, un certo ascendente sulle donne? Insomma, le considera inferiori? Io credo che culturalmente questo sia un passaggio che non sia stato ancora del tutto superato. Credo che nella mente di una parte degli uomini ci sia ancora questa autoreferenzialità e l'autoconsiderarsi superiore, quindi in grado di dover gestire la donna che spesso, essendo più brava di noi, più intelligente di noi, è anche più difficile da gestire. E c'è uno spirito di emulazione verso queste vicende? Esempi del genere portano, secondo me, ad una desensibilizzazione verso la gravità del fatto, cioè sembra un paradosso, ma in qualche modo ci si abitua a considerare questi gesti come pur brutali, pur agghiaccianti, ma parte quasi della nostra quotidianità, purtroppo.